erogatore di servizio pubblico e in quanto tale totalmente responsabile, chiede ai propri cittadini di informarsi loro, invece che farlo lei, ai propri cittadini di informarsi perché c'è un pericolo. Peccato, mi si sta scaricando. Ah, ecco, sì, magari... Così, ecco, giustamente è stato richiamato prima l'assessore quando parlava il consigliere Viola, giustamente. No, no, ma ha ragione, di scrivere questa nota, dice l'amministrazione comunale, mossa dal senso di responsabilità verso i vostri figli che avete affidato alla... Avete affidato all'istruzione scolastica alle amministrazioni comunali. L'istruzione scolastica è quella provinciale. Il mio vuole essere solo un invito a informarsi, visto il silenzio della maggior parte degli organi di stampa, ne stavano parlando tutti da settimane, su quanto sta avvenendo e ci coinvolge tutti in quanto amministratori e genitori. La realtà che si prefigura nell'immediato futuro, già da settembre, se passasse la legge sulla scuola attualmente in discussione, è l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado dell'educazione alla parità di genere. Allora, il problema oggettivamente esiste, c'è un reale e concreto pericolo che allarghi il numero degli istituti scolastici trentini, perché di quelli napoletani non ce ne frega niente oggettivamente, scusate la maleducazione dei termini, che intendono introdurre corsi ispirati alla teoria gender. Di fronte a questo occorre che i cittadini vengano informati in modo chiaro e senza allarmismi inutili, ma in modo razionale e trasparente. Ed è questo che ho chiesto all'amministrazione di Nuova Ledo, cioè di far dire ai propri cittadini da chi eroga questo servizio, cioè dalla dirigente scolastica di quel territorio, nonché dal dirigente dell'Agenzia per la Famiglia che ha firmato questi percorsi, quali sono effettivamente i rischi e i pericoli. Quindi noi abbiamo offerto all'amministrazione comunale di Nuova Ledo la possibilità di dire cosa succede nelle scuole trentine, che vi ricordo è un territorio, quello trentino, che eroga in maniera autonoma il servizio di istruzione. Grazie. Detto che il